Buonasera, come ti chiami? Buonasera, mi chiamo Carlo. Ciao Salvatore. Ciao Carlo. Come mai sei qua? Dunque, sono qui perché da tre mesi fa ho cominciato a vedere i video di Salvatore molto assiduamente, tutti i giorni, e mi interessava molto i vari argomenti, soprattutto quelli che riguardavano il digiuno terapeutico. Dall'inizio ho proprio sentito col cuore che avrei voluto fare il digiuno terapeutico, possibilmente qui da Salvatore, però all'inizio per non disturbarlo, comunque perché volevo provarci, anche continuando col lavoro e con tutte le altre cose che faccio a casa, ho voluto provare con un periodo di cibi di transito e brodi, fieno greco, coda cavallina, estratti, eccetera, e diciamo che per una decina di giorni la cosa è andata bene, i disturbi che avevo, che comunque sono cose leggere che dopo dirò, avevano cominciato ad attenuarsi, solo che poi per vari motivi non ce l'ho fatta. Così la settimana scorsa, una decina di giorni fa, ho contattato Salvatore, e il quale appunto mi ha concesso la possibilità di essere qui con lui, e quindi sono intanto grato a Salvatore per questa possibilità. E i miei disturbi non sono assolutamente gravi, nel senso che ad oggi non è stata accertata alcuna malattia, poi quello che c'è non lo so. Comunque sicuramente una cosa che mi dava molto fastidio era portare gli occhiali, che da sempre ho reputato una cosa che non doveva essere dovuta per forza, non era naturale. E invece tutti dicevano no, e questa cosa dopo un po' me la sono tenuta per me, però dentro di me sapevo che avrei potuto comunque risolverla. Un altro problema è quello dei denti. Io avevo da piccolo portato tanti apparecchi perché il dentista diceva che altrimenti mi sarebbe uscita un po' la mascella e quindi sarebbe stato un po' antiestetico, e per risolvere questo problema ha lavorato tipo credo una decina d'anni con ogni sorta di apparecchio possibile, 20 milioni, e ancora ho un piccolo filetto che mi passa tra i denti, perché alla fine di tutto il lavoro mi ha detto che se non avessi tolto questo, cioè se avessi tolto questo filetto, i denti si sarebbero tutti storti. Perdonami, avete sentito? La pecunia, 20 milioni. Lui non gliel'ha detto ladro, io glielo dico, sei ladro. Continua. E quindi cosa è successo? Che poi, vabbè, hanno fatto questo lavoro, questo dentista ha fatto questo lavoro con i denti, peraltro sempre lo stesso dentista, e arriviamo più o meno 5 anni fa che le gengive cominciano ad alzarsi, cioè adesso non so il termine che usano loro, non mi viene in mente adesso, comunque lasciando scoperti i colletti. Nel frattempo io passo un altro dentista, comunque avevo un'igiene orale buona per quello che riuscivo, e questo dentista mi dice: beh, non c'è niente da fare, cercheremo, devi stare attento all'igiene orale, lavare i denti 3 volte al giorno, 3 minuti, filo interdentale, eccetera. Io faccio tutto questo, però ogni volta mi dice che peggioro, però nel frattempo non ho carie, non ho nulla. Mi dice che eventualmente c'è un intervento da fare o portando giù le gengive, insomma. Questo quando ti ha fatto? No, non mi ha chiesto niente perché non l'ho mai fatto. Finché a un certo punto mi si muovono i denti, cioè c'era un dente che si muoveva, vado da un altro dentista così per provare, tanto ormai, e questa dentista mi mette le mani nel dente e dice: ah ok, si muove, dobbiamo toglierlo. Poi comincia a mettermi le mani nei vari denti e mi dice: ok, allora togliamo questo, quell'altro. Io mi metto a piangere perché dico, cioè proprio sono uscito piangendo, ho detto, a parte ho pensato ai 20 milioni che mia madre aveva speso per sapere di togliere di più. E quindi sono rimasto malissimo. Allora poi torno da quell'altro nuovo, quell'altro dentista che avevo, che mi dice: no, aspettiamo un po'. Giocano a ping pong, si passano la palla. Mi dice: aspettiamo un po'. Però dopo mi era venuto un'irritazione, probabilmente non avevo lavato bene i denti, un'infiammazione, ok?
Vado da questo dentista e mi dice che devo toglierlo questo dente. Allora io chiamo il mio omeopata, che all'epoca mi facevo curare con l'omeopatia, mi dà i suoi rimedi, mi dice aspetta che almeno una decina d'anni riusciamo a tenerlo. E quindi anche con sti denti io dicevo, ma possibile che, cioè, sono preso così a 34 anni e c'era qualcosa che non mi tornava. Poi in realtà altri disturbi non ce ne sono, ho un'irritazione sempre avuta in mezzo al petto, tipo brufoletti così, che la davo per scontata perché tanto così dicono di fare. In realtà dopo qualche giorno con il tuo metodo dei succhi, dei brodi, cioè, scomparsa. Stesso avevo sul viso, scomparsa. Poi tornando a mangiare è ritornata un po' fuori, adesso già con le cosine tue, dopo un giorno vedo che c'è solo quell'olietto che prima ho messo, e questo è. Benissimo, questo è l'inizio, vedrai che andrà. Carlo, i 20 giorni sono passati e tu hai fatto terapie di depurazione. Cos'è successo? Allora, in questi 21 giorni, prima di tutto ho perso parecchi chili. Io credevo di essere magro quando ero a Padova, nel senso che avevo un certo tipo di riferimento. Invece nei giorni che sto qui ho già perso quasi 11 chili. Mi vedo benissimo, mi sento leggero e il modo di camminare è cambiato, la respirazione è anche cambiata, nel senso che prima respiravo di petto, adesso mi trovo molto spesso a respirare di pancia, come poi sarebbe più corretto. Esatto. E poi sempre strutturalmente ho notato il cambio della pelle completamente, nel senso che sul corpo sta ancora desquamandosi, ma soprattutto sul viso, dove io quando facevo così venivano delle pellicine tipo del quasi tipo forfora, insomma era pelle secca, che invece non succede più, la pelle del viso è proprio morbidissima. È diventata elastica. Sì. E poi gli occhi sono diversi, lo vedo anche qui fuori, magari ogni tanto mi faccio delle foto e poi mi guardo, gli occhi proprio sono, si vede proprio una tranquillità diversa. Quindi sempre che la mattina guardi il sole? Sì. Prima non potevi fare? No. E dillo bello chiaro. No, io adesso riesco tranquillamente la mattina, quando prima di cominciare le terapie, a guardare il sole direttamente in viso senza problemi. Esattamente. E questi sono i miglioramenti a livello strutturale. Poi quelli che erano i miei tre disturbi stanno cambiando, stanno migliorando tutti e tre. Il discorso della vista sta migliorando, e l'ho visto da subito, lo notavo proprio dopo le applicazioni dell'argilla. Già dopo la seconda applicazione rimanevo sconvolto perché vedevo già i miglioramenti, e vedo che giorno per giorno io sto migliorando. Gli occhiali, come mi ha detto Salvatore, sono chiusi nel cassetto e da là non si muovono più. Le orecchie, che erano tappate di muco perché io ultimamente non riuscivo a sentire bene, e tant'è che anche le persone dovevo farmi ripetere le cose, stanno cambiando, nel senso che si sono tappati di più, ma credo perché il muco si sta sciogliendo, certo. Quindi quello, e le gengive, che con Salvatore ci dà tanta attenzione, anche quelle come se si stessero pian piano rimpolpando, probabilmente il sangue sta cominciando a scorrere, quindi... Il medico cosa ti aveva detto in base alle gengive? Beh, le gengive niente, le gengive rimanevano così. Ogni volta che mi vedeva mi diceva, faceva sta faccia da culo, scusate il termine, e mi aveva proposto due tipi di perché le gengive hanno lasciato i colletti dei denti scoperti. Ho portato tanti apparecchi, quindi certi denti dove io attaccavo gli apparecchi hanno il colletto scoperto in maniera abbastanza importante. Lui aveva detto che vabbè, migliorare niente, forse una speranza me l'aveva data l'omeopata, che si fermavano ma non che ritornavano indietro, quindi che sarebbero ritornate a coprire il dente, e lui mi aveva proposto o un intervento meno invasivo di copertura con una specie di gel, di gomma insomma, per evitare la sensibilità al dente, oppure proprio un taglio della gengiva in modo da riportarla giù a coprire il dente.
cosa che io non ho mai voluto neanche interessarmi a fare. E poi ecco, ci tenevo anche Salvatore a dire che in questi 21 giorni mi sento sempre più tranquillo a livello proprio mentale, fisico. E in questi ultimi 3 giorni soprattutto mi è venuta voglia sempre di più di interiorizzarmi, di osservare ciò che viene fuori a livello di pensieri, eccetera, e questa è una cosa meravigliosa. Non ho fame, mi sento proprio bene, quindi ecco. C'è acidità per caso? Zero. Quindi il pH è perfetto. Penso proprio di sì, perché io sto proprio bene. Ah, Dio mio. C'è chi può e chi non può. Massimino diceva, io può. Già. C'è chi può, oppure Totò. Signore si nasce e io lo nacque. Ma benissimo. Agli ultimi giorni, quando finirai la terapia, sarai un altro essere vivente. Gesù diceva che sarai nato in acqua e spirito. E allora potrai, se vuoi, andare avanti a vedere il regno di Dio. Ti ingammirerai sulla strada stretta e entrerai sulla porta larga, perché non esiste quella stretta. È talmente larga che è stretta la nostra mente. E quindi la vediamo stretta. Il sentiero stretto lo vediamo stretto con la nostra mente. Non esistono le cose strette. Ciao Carlo, questo è il terzo e ultimo video e tra pochi giorni andrai via. Come ti sei trovato? Ciao Monica, ciao Salvatore. Ciao Carlo. Io mi trovo alla grande, sto benissimo. E beh, mi trovo alla grande intanto proprio per il percorso, quindi le cose belle che facciamo tutti i giorni, gli impacchi d'argilla, poi beviamo i nostri antibiotici naturali, facciamo i seminari con Salvatore. E poi mi trovo bene dal punto di vista, da vari punti di vista che adesso spiego. Quello fisico, se vogliamo cominciare, e già dei miglioramenti li ho detti nel video dei 20 giorni, oggi per me è il 30° giorno. Allora, a livello fisico, prima di tutto io non ho fame, nel senso che non sto assolutamente male, anzi mi sento bene, sento che la mia energia è sempre più pulita. E soprattutto sento che in risposta a questo anche i miei pensieri sono più puliti. E dopo lo spiego il punto di vista, diciamo, psichico. A livello fisico sono già avvenuti dei miglioramenti, qualche diottria è stata recuperata, io sono andato velocemente a farmi un breve controllo e mezza diottria sull'occhio sinistro è stata recuperata, 0,25 sull'occhio destro. E questo già mi sembra ottimo in 25 giorni che ho fatto il controllo, no? Certo. Visto che ci ho messo quanti anni a diventare così, quasi 20, a perdere tutte queste diottrie, recuperarne mezze in 20 giorni mi sembra abbastanza importante. Esattamente. Un'altra cosa meravigliosa che mi ha stupito, che mi ero anche dimenticato, il discorso delle gengive che sono tutte retratte, sono tornate su, e ho notato che sono rosa e io le gengive rosa non le vedevo da non so quanti anni, e poi si stanno rimpolpando e insomma si vede che stanno tornando nella posizione originale. Ovviamente poi ci vorrà del tempo, che tu mi dirai, Salvatore, ma e, dal punto di vista, diciamo, psicologico, psichico, i pensieri, come dicevo, sono sempre più sereni. Io nelle ultime 2 o 3 notti mi rendo conto di che ho dormito bene, come mai ho dormito in vita mia. Cioè, lo giuro, soprattutto ieri, io ho dormito dalle 8:30 di sera, perché vado a letto presto, comunque qui le cose cominciano presto la mattina, quindi è impegnativo, io già andavo a letto presto, comunque alle 8:30 sono andato a letto, alle 4,
4:30 mi sono svegliato in uno stato di beatitudine totale. I pensieri che solitamente mi assillavano la mattina, che potevano essere cose da fare, sfighe successe e litigi da... io li guardavo e andavano via. Sì, e non gli appartenevano più. No. E quindi, e voglio dire, quindi ho dormito bene tutte queste ore, quando un'amica all'inizio, mi dice, ai primi giorni, mi diceva: ma riesci a dormire? Perché non stai mangiando? E io dopo 30 giorni... vabbè, un bambino praticamente. Durante il giorno è una meraviglia, nel senso che comunque mi sento più focalizzato in quello che faccio, e per me è una grande prova, Salvatore, sono stati gli impacchi d'argilla, perché comunque stare 3 ore fermi, esatto, era impegnativo. All'inizio non sapevo cosa fare, perché comunque mettiamo l'argilla anche sugli occhi e sulle orecchie, quindi ero proprio isolato. E invece negli ultimi giorni, anche là, tranquillo, beato e in pace. Quindi Monica, io ti dico che mi trovo proprio bene, mi sono trovato sempre bene in questi giorni, le persone sono gentilissime, e Salvatore in primis, ma poi anche tu e Gianni che ci seguite con le nostre cose, anche Enzo che ci segue, e tutto va benissimo. È una riscoperta del proprio corpo, nel senso che si entra in contatto col proprio corpo. La famosa connessione che Salvatore dice che era una delle cose che più mi interessava, arriva. Io non posso spiegare come arriva, ma arriva, perché ci sono delle notevoli consapevolezze che vengono prese proprio sul proprio corpo e sul funzionamento del proprio corpo e su tutte le cose sbagliate che facciamo per seguire i consigli di persone che non hanno la benché minima idea di quale sia la verità per il corpo umano. Non sanno cosa dicono, aprono e chiudono la bocca soltanto per buttare aria e poi niente. Eh già. Non conoscono niente, non sanno niente, quindi... Eh già. E quindi appunto la connessione arriva, e il bello è interiorizzarsi e ascoltare appunto il proprio corpo e vedere anche tutte quelle cose che vengono dal passato e che vanno affrontate e che evolveranno sicuramente qualcosa di buono. Certo. Gesù diceva proprio a Nicodemo, quando andò a trovarlo di notte perché si vergognava di lui, perché lui era una specie di spia e sena tra quelli del Tempio. E doveva, sia lui che Giuseppe d'Arimatea, che erano essene, dovevano avvisare gli essene quando Paolo di Tarso e gli altri volevano assassinarlo. Quindi è come la polizia inserisce qualcuno in mezzo a delinquenti per evitare guai peggiori, per poterli fermare anzitempo. E Gesù disse a Nicodemo: se tu non nasci di nuovo in acqua e spirito, non vedrai il regno di Dio. Ora tu hai fatto un passo per la rinascita in acqua e spirito. Se tu lo porterai a termine, tutte le tue capacità interne, tutte le tue energie, le tue facoltà non faranno altro che emergere, esprimersi, e tu capirai dalla stessa cosa come quando cade qualcosa, tu sei subito a prenderla. Prima il cervello non era in grado di funzionare bene, ci voleva del tempo, ma già la cosa era terra rotta. Cioè, il fatto di essere diversi, di essere più leggeri, di aver assimilato e pulito il corpo fisico e quello psichico, sta per finire e continuare per poter finire alla connessione. Quando arriverà la connessione, che Dio ti aiuti, sarai quello che Diogene cercava con la lanterna, un uomo vero. Che pochi ce n'erano su questa terra. Non è difficile, ci vuole forza, iniziativa, e una volta che capisce che cibando in quel modo come ti cibavi, stavi male, e cose, i medici stessi ti volevano operare, ti volevano tagliare, volevano fare di te
un gitacarne, tutto gittato, tutto gittato. Allora solo questo, se no. Cioè, quello che ti è accaduto, cosa, come ti è accaduto? Con un po' d'acqua, fresco, un po' d'argilla. Argilla, fino a greco e quella cavalli. Esatto, limone, aglio e. Sì, antibiotici naturali. Sì, sì, sì. E voglio dire che comunque sono al 30° giorno, io questa mattina ho buttato ancora feci e 2 giorni fa vermi. Verme, ecco. E questa cosa dei vermi, ci sono qui altre persone sono rimaste qui con me, poi sono andate, quindi ho visto varie persone, ecco, li abbiamo buttati tutti, quindi non... Solo in tutti i vermi. Sì, perché non è una patologia di alcuni, nel senso che mangiando quello che mangiamo, robe cotte, No, fin dall'infanzia, fin da bambine, si comincia con gli ossioni, quelli bianchi. Esatto. Che cominciano a far prurito all'ano. E il cane quando ha queste si strofina a terra, sulla terra vergine oppure sulla gramigna, per poter raschiarsi, che non si può raschiare con la mano. E sono al 30° giorno, quindi insomma, perché uno pensa, non sta mangiando, finiranno dopo pochi giorni le feci, invece io questa mattina ancora ho fatto. E le butterai finché dall'alto diaframma scenderanno i nipotini. Ecco, li aspetto. Sì, quelli piccolini. Sì, vero? I draghetti. Come sono i draghetti? Quelli che mordono, perché hanno fame. Avrò dei parti intensi.